Ben ritrovati ragazzi, oggi andremo a vedere insieme come attivare il coming home senza il sensore luci. Ora, sempre su Audi A3 8V, sia restyling che pre-restyling. Su YouTube ho visto diverse guide e diversi tutorial, però non tutti parlano chiaro, o meglio, non tutti fanno vedere effettivamente qual è la loro funzione. Ovviamente quello che andrò a far vedere è come si codifica, quali sono ovviamente le luci da dover codificare e il mio suggerimento è quello che di prestare attenzione a tutte le codifiche che vengono fatte online. Questa qua va a prendere il canale delle luci interne, quindi si attiva questo famoso coming home quando si accendono le luci interne, ma non tramite il pulsante, ma quando per esempio noi apriamo una porta. Quindi il comando che la centralina riceve è quello di accendere le luci plafoniere interne. Quindi mettendo lo stesso comando alle luci che noi desideriamo, anabbaglianti oppure fendinebbia, più quelle posteriori, non andremo a far altro che far accendere illudere la centralina, quindi far accendere il coming home e il living home, tra virgolette, ovviamente. Nell'ultima parte del video vi faccio vedere effettivamente come funzionano. Ok? Si vede anche se è di notte, però si vede chiarissimo. Non ho possibilità di avere due telecamere, quindi comunque si vede chiarissimo. E vi faccio vedere se avete dei dubbi, come faccio io eventualmente a tradurre dal tedesco all'italiano. Ok? Quindi ragazzi, una cortesia, prestate attenzione a quello che vedete su internet. Quindi informatevi e poi procedete a fare le codifiche. Perché, vi ripeto, questa codifica in pratica potrebbe, non è detto che lo fa, potrebbe scaricare velocemente la vostra batteria. In quanto ogni qualvolta voi aprite la macchina, le anabbaglianti o i fendinebbia, quello che voi scegliete come luci che faranno il famoso coming home, però vedremo che non si darà il canale coming home, ok? Ma si darà il canale in-leak, che sarebbero luci interne. E ovviamente non si accendono quando voi pigiate il pulsante dell'accensione delle luci interne plafoniera, ovviamente no, si accende soltanto quando voi aprite la porta o chiudete e aprite la macchina attraverso il telecomando. Il mio consiglio è quello di utilizzare invece gli anabbaglianti con questa funzione di fake coming home, ma bensì in fendinebbia e dietro le luci di posizione posteriori. Vi lascio anche il codice delle luci, come ho fatto anche per altri video, e questo perché per non sovraccaricare ovviamente l'assorbimento sulla batteria, perché la potenza delle luci di anabbaglianti sono più forti rispetto a quelle dei fendinebbia. Però voi siete liberi di fare quello che volete, con la codifica in mano potete fare ciò che volete. Ok, andiamo a vedere insieme. Adattamenti. Prima mettiamo il codice sicurezza, accesso sicurezza, te lo darà questo qua, ok, perfetto. Poi adattamenti LB45, eccolo qua, 12. Coming home, invece di mettere coming home in English, secondo me è questo qua, troviamo in licht. Traduttore da tedesco. Ah, che cazzo mi fa fare ogni volta? Tedesco. Quindi lì ci è. Ah. Luce interiore. Torniamo indietro. Innenlicht. Allora, invece di coming home, inneklicht. Ok, facciamo così. Accettato. Usciamo.
riusciamo. Allora, abbiamo attivato solo i fendinebbia di sinistra. Allora, ora chiudiamo la macchina. Adesso la riapriamo. Quindi entriamo e ci togliamo questo dubbio. Come si vede è accesa, ancora accesa. Effettivamente non si spegne il fendinebbia fino a quando non si chiudono le porte. Una volta che si aprono le porte, si accende anche il fendinebbia, quindi è un coming home, non proprio efficace, però c'è a chi piace e chi non piace. Bene, come avete visto, vi ho lasciato la codifica, cosa modificare, come fare per tradurre eventualmente dal tedesco se non siete sicuri di alcune diciture. E come avete visto, questo coming home funziona anche di giorno, perché non avendo il sensore luce, ovviamente, e mettendo il canale delle luci interne, ovviamente ogni qualvolta apre la macchina, anche di giorno queste luci si accendono. Ora, come ho detto, c'è chi piace, c'è chi no. Ok? Quindi io mi consiglio di mettere i fendinebbia che sono meno potenti e le luci posteriori soltanto, ovviamente, luci di parcheggio, vabbè, ma è chiaro. Onde evitare di sovraccaricare, di consumare più la batteria. Eventualmente, soltanto a scopo precauzionale, ecco, anche perché si accendono anche di mattina e questo è il problema, chiamiamolo problema. Però, se a voi interessa così, non volete fare la spesa del cablaggio oppure sensore luce pioggia, codifiche varie, potete fare questo tipo di codifica e se vi è di vostro gradimento la lasciate, se no, altrimenti tornate indietro, ovviamente scrivetevi sempre la vecchia codifica, ok? Nulla ragazzi, se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete un mi piace, seguite il canale anche perché ci sono novità, ok? Ciao!